Arrivo Azzurra, in nuova fita cerca di mettere in cascina la certezza dei playoff, mentre Arrivo Azzurra Miramare ha bisogno di un successo per giocarsi tutto per tutto attraverso i playout. Su questo campo in precedenza in nuova fitta non aveva ancora ottenuto il successo, non a caso dopo il pareggio beffa dello scorso anno era arrivato un altro segno X due anni prima e sotto la pioggia il primo squillo perviene ad opera di William Muratori, conclusione da posizione defilata ma di facile presa per l'attento rosa. Dall'altra parte l'azione Montanari Tamburini è d'applauso, anche se la difesa di nuova fitta regge bene l'urto, ma quando viene scavalcata attraverso di Montanari, Tamburini di testa accarezza il pallone spedendolo incredibilmente alto. È la volta di Zamanni che raccoglie la sfera sotto verso del compagno per appoggiarla poi in favore di Amadori, la cui conclusione viene bloccata da Semprini. A centrocampo Pasolini si prende la scena, innesca Cupi, la fonda il numero 11 decisivo per il velo di Muratori e per l'appoggio a botta sicura di Semprini che a porta spalancata mette incredibilmente fuori. In Miramare risponde con l'asse Montanari Fabri, la cui conclusione si spegne alta. Muratori invece chiama la parata copertina l'estremo rosa. Sugli scudi questa volta l'attaccante di casa mette in mostra, Montanari prova il bolide che si spegne alto. La partita è gradevole ma il gol è nell'aria, gol riserva in profondità a Muratori che velocità fa secco avversario in rosa per l'1-0 ospite, meritato il replay e via ai festeggiamenti. Da punizione il numero 10 Tamburini chiama una strana respinta a Semprini, qui non bello da vedersi ma efficace. Nella ripresa aumenta la pioggia, Gori appoggia per Semprini ma per Rosa è un gioco da ragazzi bloccare la sfera. Dall'angolo Pauri mette paura con questo stacco di testa che termina alto sopra la porta difesa da Semprini. Successivamente nuova ferita per venire a raddoppio con Cupi, azione talmente veloce che sorprende anche il nostro cameraman al quale sfugge il gol dall'esterno. La partita vuole essere messa in ghiaccio dagli ospiti ma la botta di Muratori non trova fortuna, poi Tamburini commette un'ingenuità venendo allontanato anzitempo dal direttore di gara. Dalla bandierina in Riva Azzurra Miramare perviene al gol riuscendo a dimezzare le distanze, sotto misura durante una mischia in area di rigore c'è la deviazione di Balducci, è proprio Balducci a cercare il riscatto quando Baldini gli appoggia il pallone per il possibile tris ma la mira del centrocampista è fuori di un nulla. Nel finale scatto fotografico in vetrina, tiro di Baroni, Semprini vola a negargli la gioia dei gol, il replay è meritato. Termina qui la gara con il Nuova Feta che per il secondo anno di fila raggiunge i playoff ottenendo il secondo posto, due punti in meno rispetto all'edizione passata come del resto anche la prima in classifica, playoff che vedranno la squadra di Fabri protagonista comunale di Secchiano contro il Sant'Ermete.